Francesco Frassi, si conclude oggi questo 106° Giro d'Italia. Che giro è stato per la Corrotec, che si è dimostrata una delle squadre più combattive, che ha onorato la wild card concessa da RCS? È stato un bel giro, sì, impegnativo ovviamente, perché è stato un giro molto duro, non solo per i tapponi, ma per il maltempo, per le tappe, anche quelle chiamate per velocisti, dove però, levato la tappa di Caorle, anche le altre erano comunque impegnative, con un dislivello sempre sopra 2000 metri, quindi è stato un giro impegnativo e molto bello, e da vivere con la squadra. E abbiamo lottato, sapevamo che portare a casa una tappa non era facile, infatti abbiamo fatto un podio, un secondo posto, delle belle fughe, altri piazzamenti, e siamo arrivati qua a Roma in 6 corridori. Sarebbe stato bello esserci in 8, però purtroppo Gandin col Covid, Conti con la microfrattura al bacino, non ci ha permesso di arrivare la squadra al completo, però già in 6 corridori è una cosa importante. Il giro comunque non è finito, finisce a Roma all'ultimo metro, quindi daremo il meglio di noi fino all'ultimo centimetro di questa tappa, anche per l'onore di correre nella capitale, che è veramente bellissima e entusiasmante. Prossimi appuntamenti? Prossimi appuntamenti, praticamente la squadra è in gara anche oggi in una gara UCI.2 a Castelfidardo, alla 2 giorni marchigiana, poi correremo alla Bruxelles Classic in Belgio, al Giro dell'Appennino, ZLM Tour, Valoise Belgium Tour, e poi faremo il Giro di Slovenia, campionato italiano, quindi abbiamo un'attività molto intensa, molto intensa. Grazie e in bocca al lupo per il futuro. Grazie a voi, ciao a tutti.